Sì, Frankie può farlo. Allora. E dove la costruisce? A casa sua, a Water 7. Tutto perfetto. E non è un uomo, perché quando la costruisce è un cyborg totale. Tutto perfetto. È tutto perfetto. Vabbè, ragazzi, allora, ripetita Juvent, per chi si è connesso adesso. Alla fine di One Piece, i Mugiwara riescono a tornare indietro nel tempo. Ben trovati. Sono ancora sconvolto. Forse molti di voi ieri non hanno visto la live che abbiamo fatto sul canale del Sommo, dove andiamo a vedere le più grandi teorie del web che escono mensilmente, e ci siamo imbattuti in questa teoria del maestro Oara, massimo esperto, in cui riportava un'altra teoria di un poverino che si chiama Otherwise Ace, che ha solo 2600 iscritti, e lui gli ha unigrabbato chiaramente la teoria, riportandola e facendo sui big money, ma questo è un altro discorso. Ovviamente la cosa è partita col sorriso, come al solito, poi ora le fregnacce le dice comunque, quello poi è un'altra cosa, ma pian piano il tarlo si è insinuato nel mio cervello. E allora, visto che sto soffrendo da letteralmente 12 ore, devo riportare anche a voi la mia sofferenza e parlarne con voi, perché purtroppo o per fortuna la cosa funziona, e funziona anche bene, e funziona anche bene. Potrebbe essere la teoria più devastante che io abbia mai letto, e che purtroppo credo possa essere anche reale, credibile. Porca miseria. No, non vi voglio fare il pippone, ve la voglio raccontare in breve. Sostanzialmente, la teoria di questo Otherwise Ace riporta il fatto che i Mugiwara, o quantomeno Ruffy, è Joy Boy, ma il Joy Boy di 800 anni fa. Com'è possibile questo? In qualche modo, ridosso della fine, ci sarà qualche evento che porterà Ruffy indietro nel tempo di 800 anni, più o meno. Pertanto lui è letteralmente il Joy Boy di 800 anni fa, e tutto quello che poi è successo perché lui era il Joy Boy di 800 anni fa. E se ci pensate un attimo, per quanto questa cosa puzzi letteralmente di vomito, funziona. Ed è questa la cosa terribile. E non sono impazzito io, lo sapete quanto sono analitico, che sto lì a unire i puntini, a farmi le seghe sulle virgole e i punti. Purtroppo funziona. Vi spiego. Partiamo dalle banalità. Volume 11. Il signor Whoopslap, il sindaco di Fuscia, nel momento in cui Macchino gli dice Ruffy è diventato un pirata, era il suo sogno, no? E lui, era il suo sogno o il suo destino? Lasciando intendere che lui sapeva qualcosa, mai scoperto che cosa sapesse. Volume 12, quando se ne vanno da Crocus, Crocus li guarda. Forse sono loro i pirati che stavamo aspettando. Che ne pensi, Roger? Loro aspettavano dei pirati. Joy Boy era un pirata? Non si sa. Andiamo molto più avanti. Oden sa perfettamente che tra 20 anni arriveranno dei pirati dal nuovo mondo, scateneranno una guerra, e questa guerra innanzitutto sconfiggerà Kaido. Quindi loro devono aprire i confini di Wano per accogliere questo personaggio, Joy Boy. Ok? Facciamo un altro passettino in più. Capitolo scorso, Momo dice alla gente di Wano che a salvare Wano è stato Joy Boy, non Ruffy.
che Luffy non vuole essere etichettato come un eroe. C'è il fatto che c'è sempre questo tarlo nella mia testa che non capisco come Roger e Oden e soci sapessero dei 20 anni. Quindi a Laugh Tale c'è scritto qualcosa? Si affidano solo e soltanto alle parole dei Re del Mare che dicevano che entro 10 anni sarebbe nata la loro principessa che sarebbe divenuta Poseidon e entro 15 anni sarebbe cresciuta e avrebbe attivato il potere, quindi questi famosi 25 anni divenuti 20 col passare di 5 anni. Cioè ci siamo basati tutto il futuro del mondo su una diceria di 4 Re del Mare marci che navigavano in mezzo al mare? No, ovviamente no. Loro hanno sentito le parole del Re del Mare, hanno sentito qualcosa, letto qualcosa in quel di Laugh Tale e hanno detto ok, i Re del Mare avevano ragione. I numeri coincidono, siamo arrivati troppo presto, perché l'evento che farà scattare tutto succederà fra 20 anni. Ma loro come facevano a sapere che fra 20 anni sarebbero accadute queste cose? Perché quelle cose, e qua entriamo nel marcio assoluto, ma vi giuro che la mia testa sta morendo, io vi prego nei commenti aiutatemi, salvatemi, cercate di riportarmi alla realtà, fatelo per me, fatelo per la mia sanità mentale. A meno che siate concordi che funziona, e allora andiamo avanti, proseguiamo su questa strada che ci porta verso il sole, porca miseria. Perché loro sapevano che fra 20 anni sarebbero accadute queste cose, perché erano già successe per le persone che scrissero i poneglyph. E questo il punto. Se Ruffy torna indietro, e facciamo finta che con lui tornano indietro anche i suoi compagni, compresi magari anche Law e Kid, per quanto ne sappiamo, non lo so. Questi eventi ebbero modo di raccontarli e scriverli sui poneglyph. Loro sapevano già tutto perché l'avevano già vissuto. E in quest'ottica, pensateci, il Joy Boy di 800 anni fa, che risvegliò il frutto Nika Nika, e il frutto Ito Ito Nika e il modello Nika, e che il governo temeva, eccetera, eccetera, era Ruffy stesso. Quindi il fatto che il frutto non si sia mai risvegliato in 800 anni è perché poi questo frutto praticamente è tornato indietro nel tempo. Ce l'aveva lui, poi lui è morto, Ruffy Joy Boy di 800 anni fa, e il frutto poi ha fatto in modo di tornare a se stesso. Ed è sempre lui. Ma la cosa più folle, è il fatto che Ryuma, che viene detto durante la saga di Wano avesse la stessa cicatrice sul volto di Zoro. Ryuma era Zoro stesso. Ryuma è Zoro. Per questo che poi la spada gli è stata consegnata da Ryuma. Cioè Zoro ha ucciso il suo stesso corpo a Thriller Bark. Cioè, pensate la malattia mentale dietro una cosa del genere. E a me fanno veramente masturbare il cervello certe cose, perché mi piace da matti i loop paradossi temporali. Io ho visto Dark, sono impazzito, Lost, sono impazzito. Cioè a me queste cose mi fanno veramente uscire di testa. Beh, poi non parliamo di Ritorno al Futuro, che lì è chiaramente un pochino più semplice, però mi fa impazzire lo stesso. Quindi queste cose a me mi eccitano, mi spaventano. Quindi vi ripeto, aiutatemi a salvarmi nel caso in cui c'è da salvarmi. E quindi vediamo anche gli altri. Law potrebbe essere quel famoso dottore con l'Ope Ope, famosissimo e leggendario, di cui parlava il padre di Drake quando parlava del frutto Ope Ope, per esempio. Sanji, che ha visto nascere l'All Blue alla fine di questa grande guerra di 20 anni, tornando indietro sarà colui che dirà che c'è l'All Blue, e quindi è lui che farà nascere il discorso. Brook, che praticamente suona da sempre il sake di Binks, potrebbe essere colui che nel passato tramanderà questa canzone. Cioè lui stesso ha creato la canzone che lui suonerà nel futuro. Cioè, capite dove stiamo andando? È folle. Se vogliamo poi tirare fuori le cose puzzolenti, visto che poi ci sono teorie marcissime sul fatto che Usopp è figlio di Teach perché ci assomiglia. No! È Usopp che è il progenitore di Teach. E la cosa più bella potrebbe essere che i D non sono nient'altro che loro, i Mugiwara. E poi le loro famiglie, i loro cosi, hanno creato questa famiglia della D. Potrebbe essere... Cioè, ce ne possono creare tantissime di cose assolutamente marci. Pluton!
Luton, il progettista di Pluton, non è nient'altro che Frankie tornato indietro nel tempo, che ha riprogettato e costruito Pluton e ha mantenuto i progetti con la consapevolezza che un giorno lui avrebbe dovuto leggerli per ricrearlo nel passato. Cioè, capite la roba? Nico Robin ha fatto sì che qualcuno incidesse la storia sui poneglyph e li mandasse in giro nel mondo. E quindi, capite il discorso? Laugh Tale sono stati loro, sempre Mugiwara, a dire dov'era, perché lo sapevano. Quindi Roger, nel momento in cui è arrivato a Laugh Tale, ha capito che non era lui la persona che doveva fare le cose, ma era quell'altro che in realtà poi doveva tornare indietro. E ci possiamo giocare anche la morte di Shanks su sta cosa. Dodò, ti prego, che Dodò ieri sera stava malissimo anche lui. La morte di Shanks e il fatto che Rupi non potrà mai dare il cappello al rosso, lo farà tornando indietro e tramandando il cappello in modo tale che arrivi a Roger e torni sulla testa di Shanks. Capite? La follia. Capite la follia? Potreste dire Nami, Chopper, Jinbe, Yamato, ma cioè, non importa. Poi se vuole Oda le trova le soluzioni, per carità, per carità. Il punto è che veramente è una cosa fottuta, fottuta e marcissima, ma che se volesse Oda farla funzionare, la fa funzionare. E magari ora mi direte che schifo, fa schifo, ma un giorno quando Oda lo farà, Oda genio, Oda genio, Oda genio. Aiuto, 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 aiutatemi, salvatemi, toglietemi sta cosa dal cervello. Ve lo sto chiedendo in ginocchio, anche se non posso mettermi in ginocchio perché sono sulla sedia. Scrivetemi nei commenti, per favore, ve ne prego, aiutatemi.